Conferenza stampa è stata indetta per presentare quattro ordinanze, tre che sono state presentate per la prima volta l'anno scorso, che quest'anno riproponiamo e quindi che già i cittadini in qualche modo conoscono, e un'altra che invece stiamo proponendo da due anni per cercare di limitare il fenomeno della cosiddetta malamovida, che riguarda la possibilità di consumo di alcol fuori dai locali pubblici. Partirei soprattutto da questa, che diciamo, è già operativa, diciamo, è stata emessa il 25 di maggio e che sarà operativa dal 1 giugno al 31 ottobre, e che ha come obiettivo principale non certo quello di imporre il divieto delle consumazioni, non quello di creare problemi alle attività commerciali, ma anzi di sostenerle e aiutarle, perché quello che prevede l'ordinanza è la possibilità di consumare dalle 21 alle 6 del mattino solo all'interno delle attività commerciali negli spazi in loro concessione. Non è invece possibile ovviamente consumare l'alcol con altre modalità lungo le strade, nel tentativo di cercare di limitare, non di eliminarlo, perché sono tutti che è impossibile eliminarlo, di limitare il più possibile comunque i fenomeni legati al bivacco, al consumo lungo le strade e le piazze, che più problemi creano soprattutto ai residenti dei quartieri storici. Quindi le attività commerciali non sono in alcun modo danneggiate, soprattutto i pubblici esercizi, che potranno ovviamente continuare la loro attività come avviene ogni anno. E abbiamo previsto anche la chiusura dei market sotto i 150 metri quadri, alcuni dei quali fra l'altro hanno la cattiva abitudine di vendere alcolici anche ai minorenni per tutta la notte, e anche la indisponibilità dell'utilizzo dei distributori automatici, ovviamente per quegli H24 per le bevande alcoliche. Su questo ovviamente ci saranno i controlli, come abbiamo fatto gli anni scorsi, da parte della polizia municipale, ben sapendo anche che quando ci sono tante persone in giro, e parliamo di migliaia di persone, non è facile controllare ovviamente tutti, quindi qualche trasgressione ci sarà sicuramente, ma in questo modo cerchiamo di aiutare anche le attività, avere una città un po' più pulita, una città un po' più decorosa. Fra l'altro è un'ordinanza che vedo che stanno lottando tanti sindaci, non solo anche in Sardegna, ed corrisponde fra l'altro a un principio che c'è in tante città europee, per cui l'alcol può essere consumato solo all'interno delle attività commerciali. Quindi seduti al tavolo nelle attività commerciali o negli spazi che hanno in concessione. Le altre tre ordinanze riguardano più, diciamo, il decoro e la tutela delle spiagge, due in particolare riguardano ovviamente le spiagge cagliaritane. La prima, che è quella che riguarda il divieto di utilizzo di oggetti di plastica monouso, come l'anno scorso cerchiamo ovviamente di attivare tutta una serie di procedure che consentano ovviamente di ridurre la presenza della plastica nelle spiagge, che ha un elevato impatto ambientale. Di conseguenza, da partire dal 1 giugno, sempre dal 31 ottobre, abbiamo previsto il divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso, non compostabili e non biodegradabili. Questo è un tentativo ovviamente di tutelare e salvaguardare uno dei beni più preziosi che abbiamo, uno dei beni più importanti della città di Cagliari, che è il suo grandissimo patrimonio ambientale, in particolare quello delle spiagge, e anche cercare di, in un periodo in cui ovviamente la frequentazione delle spiagge aumenta, ci sono anche i turisti, di cercare di ridurre la produzione di rifiuti durante la stagione estiva, ma anche il ricorso a materie che possono essere particolarmente pericolose per l'ambiente e soprattutto per l'ecosistema marino e litoraneo. Lo stesso, la seconda ordinanza, diciamo, meglio la terza in questo caso, che riguarda la questione del fumo, anche in questo caso, come l'anno scorso, fra l'altro ordinanza che ha riscosso da parte dei cittadini anche grande condivisione e grande successo, abbiamo previsto che non si possa fumare sulle spiagge cagliaritane.
L'obiettivo ovviamente anche qua è la tutela dell'ecosistema, in quanto le cicche che poi rimangono in spiaggia hanno un tempo di degrado molto, molto elevato. Ricordo anche che nel corso degli incontri fatti l'anno scorso anche con gli stessi operatori degli stabilimenti, nonostante gran parte hanno, anzi se non tutti, hanno già all'interno degli ombrelloni posacenere, raccontavano che comunque a fine serata gli anni precedenti nella pulizia della spiaggia raccoglievano molte cicche, quindi vuol dire che oltre, nonostante diciamo, i tentativi che facciamo in maniera positiva per cercare di ovviare al problema, c'è un po' di maleducazione, quindi il divieto funziona proprio per cercare di evitare la presenza di cicche in spiaggia, è limitato solo alla spiaggia. Ricordo che lungo il viale Poetto c'è un cestino ogni 70 metri più o meno, quindi i cittadini che hanno la necessità di fumare, i fumatori, possono allontanarsi 5 minuti, arrivare sul lungo strada e possono ovviamente fumare la sigaretta senza disturbare tra l'altro gli altri frequentatori della spiaggia. Aggiungo che su questo avevamo presentato e speravamo di poterlo già realizzare quest'anno a gennaio. Una delle proposte che abbiamo presentato all'interno del progetto React-EU riguarda proprio la valorizzazione del Poetto con la sistemazione delle dune e tutta una serie di interventi che avevano come obiettivo quello di rendere la spiaggia più tutelata e più protetta, soprattutto nell'ambito dunale, che ha necessità di riformarsi e che oggi purtroppo viene calpestato in maniera con poca attenzione da parte dei nostri concittadini e dei frequentatori della spiaggia. E aveva come obiettivo anche quello di rendere la spiaggia più accessibile, più friendly, potremmo dire più amichevole, con una serie di interventi che riguardavano i disabili e poi anche la creazione di spazi proprio per i fumatori. Ovviamente stiamo aspettando, pensavamo che già a gennaio il governo tramite l'Unione Europea confermasse il finanziamento, siamo ancora in attesa. Invece, non appena invece ci sarà conferma delle risorse, partiremo anche con questo progetto e speriamo che l'anno prossimo si possa anche avere all'interno della spiaggia degli angoli, degli spazi dedicati proprio ai fumatori. Ultima invece l'ordinanza che riguarda i proprietari e i conduttori dei cani per la rimozione delle deiezioni liquide. Questa è un'ordinanza che ha fatto un po' più discutere, soprattutto per i proprietari di cani maschi di grossa taglia. L'anno scorso, dal 1 giugno al 31 ottobre, l'abbiamo prevista proprio per evitare nel periodo più caldo situazioni di difficoltà per i cittadini e per rendere più decorosa la città, anche perché diverse attività commerciali si lamentano del fatto che molto spesso con poca attenzione vengono fatte fare le deiezioni anche davanti alle attività commerciali e rendono a volte impossibile, se non comunque difficoltoso, l'accesso alle stesse. L'obiettivo è quello sempre di migliorare il decoro complessivo, anche questo ovviamente non risolverà i problemi della città, però è un tentativo di rendere tutto un po' più decoroso e tutto un po' migliore. Devo dire che su questa ordinanza ho avuto modo di apprezzare il fatto che, benché vada dal 1 giugno al 31 ottobre, molti cittadini, proprietari di cani, abbiano continuato a utilizzare le bottigliette anche durante l'anno o gli spruzzini e abbiano così cercato di limitare ovviamente la presenza delle deiezioni e ovviamente il relativo odore, che come sapete con il caldo diventa più difficile da gestire e ovviamente da sopportare. Sono quattro ordinanze che hanno ovviamente lo spirito di migliorare complessivamente l'aspetto della città anche in chiave turistica, di combattere alcuni fenomeni che sono più figli della maleducazione che di altro. Queste sono le armi che abbiamo e ci sembrava però giusto poter lavorare in questo senso per offrire a tutti i nostri concittadini, a chi viene a visitare la città, una città sempre più confortevole.